Miniano Tortolano oggi sceso in campo con la fascia di capitano, un risultato 2-1 che dice il mister che va un po' stretto, anche perché nasce su un errore del portiere e non su una capacità del Cassino di portare a casa la partita. Ma sì, sicuramente è un po' tra virgolette bugiardo, perché nel primo tempo c'è stato questo rigore che sinceramente non ho visto, vorrei rivedere dalle immagini questo rigore dato, e vabbè, l'arbitro ormai l'ha dato 1-0. E il primo tempo è andato un po' così, si è giocato poco. Il secondo tempo siamo entrati in campo con l'atteggiamento giusto, come anche quello del primo tempo. Poi il primo tempo magari questo rigore ci ha un po' buttato giù di morale, però abbiamo sempre lottato su ogni palla, l'atteggiamento era quello giusto. E sì, c'è stata questa ingenuità che può succedere a tutti, succede ai campioni, succede al portiere Bayern Monaco, Barcellona, Paris Saint Germain, i portieri più forti al mondo, può succedere. Francesco è un grandissimo portiere, è un ragazzo che ci darà una grossa mano nel proseguire il campionato, e niente, io posso tra virgolette fare i complimenti alla mia squadra, e che l'atteggiamento è stato quello giusto fino al 95esimo, non abbiamo mai mollato su ogni palla, e oggi è andata così. Il campionato è molto lungo, vedremo a fine campionato dove sarà il Latina e dove sarà il Cassino.